Ci devi dare una mano. State indietro. Cavolo, non riesco a trovare. 5 quadri nella diretta. Ma dimmi cosa devo dire. No, sì, che mano serve? Prendi tu. Che mano serve? La sinistra o la destra? No. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo in pochi, speriamo che sabato prossimo possiamo essere di più se il tempo ci assiste. Volevo dare un paio di informazioni. Allora, intanto volevo ricordare a tutti quanti che il 24 aprile tutti i spipius della Sardegna si incontreranno a Barumini, in un locale di una nostra amica, si chiama Carla, si chiama Sunduraji, il locale, e ci incontreremo lì e speriamo di avere delle presenze anche importanti a livello nazionale e internazionale. Oggi ho il piacere di presentarvi un ragazzo che ho conosciuto anni fa in Thailandia e ho riscoperto essere qua in Sardegna. E parlando ho poi scoperto che lui è originario del Donbass. Il padre è russo e la madre è ucraina. Lui appunto ha vissuto in Donbass ed è diciamo scappato, è andato via già da tempo perché la situazione era molto grave già tempo fa. Però sentiamo dalle sue parole un po' il racconto di quello che succede in quella terra da molto tempo, non da oggi. Sono qui, vi presento un amico, si chiama Alex Alexander, parla un po' male italiano, però capisce bene. Ciao, buonasera a tutti, sono Alexander, sono nato in Ucraina, città Lugansk. Donbass. Da quanto tempo manchi? Vi faccio delle domande perché ancora non, con l'italiano non è proprio, diciamo, ferrato benissimo. Allora, tu manchi da tempo dal tuo paese, dal Donbass? Sono andato nel 1996 perché c'è iniziato il problema veramente 30 anni fa. Scocciano sempre persone di russi, proprio originali, di Ucraina. Perché molti nazisti, fascisti togliono lavoro. Sono andato con mio padre e madre e mio fratello in Russia. Quindi voi dal Donbass siete andati in Russia perché c'erano già problemi contro di voi, perché? No, solo contro con noi, contro con tutti i russi. Perché Ah, con tutti quelli originari della tutti che si sì, originali di Russia, sì, giusto. Però vivevate in Donbass che sta in Ucraina, giusto? Sì. Adesso nella tua terra c'hai parenti là? No, praticamente siamo andati via nel 1996 e poi passato un po' di tempo mio fratello è tornato in Lugansk dove adesso lui. Lui è entrato in militare di Donbass per salvare la vita popolazione di civilico. Quindi tuo fratello è tornato nel Donbass e sta combattendo, cioè sta entrando nelle milizie per combattere. Sì. Russia, Ucraina, come? Con persone ucraine, no, con tutti, che è entrata di altre parti contro con Russia. E poi tutti in TV parlano male di Russia, non aiutano, però non è vero, aiutano sempre. Da 2014 mi hanno dato tantissimo cibo, volontariato, gratis, militare di Russia, portato in mio paese, in Donbass. Aiutano bambini, aiutano tutti. Praticamente Alex ci sta dicendo che tutti quelli che vivono nel Donbass da tantissimo tempo sono discriminati, se non addirittura vessati, da alcune parti dell'Ucraina. Da chi? Da chi?
Di proprio queste parti di Kiev, parti lì dove c'è, si chiamano Banderovce, questi che con nazisti, no, c'è popolazione, si chiamano come da noi chiamano Banderovce. Bander. No, Banderovce, no, altra, va bene così. In Kiev, questo. Ma sono militari o civili o cosa? 2014 è nato un battaglione, si chiamano Azov, dove c'è nato dal 2014, dove entrate ex assassini, ex delinquenti, adesso loro con sicurezza di presidente fanno tutto cosa volevo fare, rubano agente, violentano ragazzi, sparano, mazzano agente, togliono quando una persona è morta, maniache, questi, tutti che c'è brutti in mondo, tutti c'è in questo battaglione Azov, e c'è così 3 o 4 battaglioni, io ricordo Azov. Quindi mi stai dicendo che c'erano dei gruppi di civili, di delinquenti, di assassini, che sono diventati volontari, hanno fatto un battaglione che è stato riconosciuto dal presidente Zelensky. Da 2014 sì, però lui, il presidente aiuta questa, in Kiev, questo battaglione per loro come eroi, capito? Eroi. Eroi, sì. E loro combattono con militari di Russia che arriva adesso, che aiutano popolazione civile di Ucraina. Entrano in scuole, fanno base dentro scuole, in ospedale, e poi dicono in TV lì non c'è nessuno, però loro sparano di finestre di scuole lì, e poi russi rispondono, militari di Russia, e poi fanno vedere in TV come spaccata casa, spaccata scuola senza мотиво, però non è senza мотиво, perché lì c'è battaglione Азов, come Азов, questi battaglioni di nazisti. Insomma, avete capito, anche se non sa parlare bene italiano, praticamente questi battaglioni che erano, diciamo, volontari, sono stati riconosciuti dal governo e adesso vengono chiamati eroi, e vessano i civili di filo russi o comunque di nascita o russofoni, con la compiacenza del governo. Quindi noi non siamo qua per dire che sono migliori i russi o gli ucraini, però è giusto che siamo col popolo, giusto, siamo col popolo, sicuramente siamo col popolo, con chi ne subisce la peggio, che in questo caso sono sicuramente quelli del Donbass, e poi tutti quelli che sono in mezzo alla guerra, chiaramente sono tutti quanti in pericolo, anche gli stessi militari, però almeno abbiamo sentito da una persona che è nata lì, e che ha vissuto lì, qual è il vero problema. Cioè, il vero problema, questa era una guerra civile di questi battaglioni nazisti contro il loro stesso popolo, comunque per loro una minoranza, è un genocidio questo, giusto? E poi anche adesso se voi guardate TV di Kiev, parte che fanno vedere il presidente e il governo non aiutano la gente, aiutano come gruppo, come da voi, conservano soldi, comprano cibo, comprano medicamenti, tutti per la gente che è toccata la guerra del popolo, non aiutano il presidente, non aiutano, Stato, governate, sì, aiutano solo i nostri militari, danno suo cibo anche e portano piene macchine con cibo, con medicamenti per l'ospedale, dei vestiti, di tutto. Tua mamma è ucraina, è nata in Ucraina, adesso anche tu, certo. Tuo padre invece è nato in Russia. Sì. E quindi ora voi siete, i tuoi genitori sono in Russia. Sì, sì, i miei genitori adesso in Russia, da tanto tempo, dal 1996, sotto San Pietroburgo, vicino a San Pietroburgo. Cosa pensano in Russia? Mio padre sempre con Putin e con mia madre anche, e c'è la verità, 70% in Russia con Putin, e con questa operazione che fa per togliere nazismo e fascismo di Ucraina.
Va bene, vogliamo ringraziare Alex per questa sua testimonianza. Adesso lui sta in Sardegna e chiaramente non è una bella situazione per lui, perché diciamo che è adesso nazionalità russa, anche se è nato in Donbass. Quindi anche se è nato in Donbass, potrebbe adesso, cerchiamo qualche avvocato e vediamo un po' se riusciamo a trovare il modo di dargli una, come si dice? Sì, un'assistenza, ma anche una sorta di rifugiato politico o altro, perché è chiaro, non può tornare nella sua terra, specialmente adesso. Tuo fratello invece è andato lì in Donbass. Sì. No, lì mio fratello sì, da tanto tempo è andato in Donbass, perché c'è lì nostra casa, però come è arrivata questa guerra proprio nel 2014, come è iniziata, lui è sempre lì anche da prima. E paio di mesi fa è entrato in militare volontariato. Cosa? Che truppa? Militare? No, cioè lì proprio militare volontariato. Volontario. Praticamente il fratello che vive in Donbass è entrato volontario in una sorta di esercito per la difesa di loro stessi. Perché in effetti a loro non gli interessa né contro i russi né contro gli ucraini, gli interessa difendere le loro case. Le loro case stanno venendo occupate dai militari, anche dai nazisti, anche le scuole, con la scusa di nascondere lì anche le armi, missili, eccetera. Chiaramente l'esercito russo deve colpire e allora vanno a dire che i russi stanno attaccando i civili, ma le testimonianze dirette dicono che non è così. Adesso il fratello insieme ad altri sono entrati volontari per difendersi, come faremmo tutti noi se ci attaccassero qua, chiaramente. E anche e soprattutto per difendere bambini, queste persone di popolo, per difendere prima popolo. Abbiamo visto in alcuni video che non li trattano molto bene i prigionieri, né russi né del Donbass, eccetera, eccetera. Ma tuo fratello potrebbe mandarci dei filmati direttamente da quella zona? Io penso di sì, però no, adesso se tu quando vai lì non posso andare con telefono, con camera di video a fare, perché magari non posso solo avere telefono solo per chiamare. Possono, magari arriva coordinate. Possono avere solo il telefono senza videocamera, sì, per sì, adesso. Perché magari tu aiuti di vedano. Non si può, però se dovesse essere che tuo fratello ti manda qualche video, ce lo fai avere? Sì, certo, se mi mandano, io subito mando il nostro gruppo Pipitos non si toccano. Come si dice? Is Pipitos non si toccano. Mi ricorda Elena che non sa ancora dire. Allora adesso ti aiutiamo insieme. Vieni Daniela. Vai a fianco, glielo diciamo assieme. Vai a lui. Allora. Ripeti con noi. Is. Pipiuso. Is Pipiuso. No. No. Sì. Sì. Toccanta. Ok, grazie. Allora ringraziamo Alex. Un appello, lui è qua adesso, non è senza lavoro e sta cercando di capire come fare come rifugiato. Se qualcuno avesse qualsiasi tipo di lavoro da offrirgli, lui è abbastanza forte, è giovane, non si tira indietro. Ne ha visto di cotte di crude, sicuramente non si tira indietro. L'importante, senza Green Pass. Grazie ancora Alex. Grazie mille Alex. Allora adesso facciamo lo stacchetto musicale. E purtroppo l'abbiamo visto che la televisione, ormai le false notizie sono proprio a go-go. È quasi anche veramente molte volte vergognoso. Io sento delle cose in TV che veramente. Ringraziamo ancora Alexander Hadvev.
prego. Dalla tutto Russia, tutto per nostra gruppa is Pipitos, non si Pipitos non si tocca, non si tocca. Ripeti con me, is Pipitos non si tocca. Quindi veramente